Come tradizione, dal 18 al 25 gennaio, le comunità cristiane e delle diverse confessioni, cattolica, ortodossa, le varie confederazioni evangeliche protestanti, si ritrovano come idealmente unite insieme a pregare per l'unità dei cristiani. La data, lo sappiamo, è un poco segnata dal 25 gennaio, festa della conversione di San Paolo, momento quindi significativo di trasformazione, di conversione, di adesione alla presenza di Cristo Signore. Ed è a questa presenza a cui guardiamo tutti quanti con grande speranza. Il tema di questa settimana di preghiera quest'anno fa riferimento appunto ai Re Magi, i quali arrivano a Gerusalemme e chiedono dove è nato il re dei Giudei, perché dicono in Oriente abbiamo visto la sua stella e siamo venuti qui per adorarlo. Allora diciamo che ogni confessione cristiana ha al suo centro la presenza di Cristo Signore e vuole adorare soltanto Lui, la luce nuova che appare sull'orizzonte dell'umanità. E credo di poter dire, come dicemmo lo scorso 21 dicembre, nel momento di preghiera vissuto insieme con i musulmani nella moschea di San Marcellino, che c'è una missione comune alla quale tutti dobbiamo oggi guardare, ed è quella di affermare la trascendenza di Dio, la presenza di Dio che è più grande di ogni cosa, nella vita del mondo. Perché la storia nostra rischia di essere spesso condizionata da tante situazioni alle quali ci leghiamo, dalle quali siamo come a volte dipendenti, siamo succubi, ecco, usiamo proprio il termine più duro, succubi di situazioni che in realtà possono essere viste con occhio un po' più ampio, ed è la presenza di Dio ciò che ci può permettere di amare la vita in una forma più intensa, ciò che davvero ci chiama ad essere annunziatori di vita nuova in un mondo che sembra scivolato nella più grande distanza dalla presenza di Dio, che è l'indifferenza. E il compito dei credenti diciamo, è quello di poter dire al mondo: abbiamo visto la sua stella, noi adoriamo la presenza di Dio, vogliamo vivere alla luce della sua parola.